ufficialmente iniziata questa nona edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. Soap opera, la commedia brillante di Alessandro Genovesi, inaugura il red carpet. La prima ad arrivare è stata la madrina di questa edizione, Nicoletta Romanoff, ma sono stati tanti i VIP che sono passati di qui. È un festival internazionale, molto internazionale, sì, è vero che aprono film italiani e chiudono un film italiano, però è come sempre ci sono registi argentini, inglesi, statunitensi. Mi auguro che finalmente il pubblico possa votare i film giusti e decretare il vincitore come sarà, e da questo capiremo anche noi che cosa è che il pubblico vuole vedere in sala. È un augurio a questo festival che mi sembra che abbia iniziato benissimo con un film che è una commedia divertente, una commedia esteticamente molto bella, e quindi chi ben comincia è a metà dell'opera. Questo è il terzo film di Alessandro, gli altri due li avevo anche scritti insieme a lui, questo è proprio il suo film e speriamo proprio che vada bene. Poi è una commedia particolare, una commedia elegante, una commedia che pure spiazza un po', quindi penso che sia stata una scelta giusta. Una sorpresa scenografica molto forte in questo film, che ha come, diciamo, elemento principale di racconto l'amore, ma è anche un film molto divertente e molto comico, e il connubio secondo me è la cosa più forte del film. Molto contenta, sono felice che sia riuscito a raccontare questa storia che parte da un suo racconto scritto per il teatro che si porta nel cuore da tanti anni, perciò è viva. Emozionatissima, nel senso divertita, non vedo l'ora di vederlo, di rivederlo, di vedere come il pubblico reagisce, e da italiana è un momento molto emozionante presentare un film che apre il Festival di Roma. Un'emozione, preoccupazioni non le ho, è un bel film, noi ci siamo divertiti, sono convinto che passerà tutto questo alla gente. Gli spettatori sono peggio dei critici ora, sono tutti incazzati neri, stanno lì sui social a criticare tutti i film. Guarda che ormai il pubblico è più critico della critica, stanno di rode a tutti un po' il sedere, capito? Sono tutti trementi, io invece sono talmente contento, il cinema deve portare felicità e non bisogna vergognarsi di essere felici. Questo look stasera? È discutibilissimo, vero? È stato tremendo? Dai, sarà un bellissimo festival, come quello dell'anno scorso, che porterà in alto il cinema italiano e il cinema internazionale. Un mondo di baci stellari, evviva il cinema italiano, e Müller, ciao!